Ammetto che un po' mi fa paura giocare in un unico video sia a Kindergarten 1 che Kindergarten 2 e stiamo per vedere entrambi i finali, peraltro è qualcosa di talmente tanto satanico e soprannaturale che probabilmente risveglierà Cthulhu dalle profondità dell'universo, ma lasciamo stare. Allora, ovviamente dobbiamo prima vedere il finale di Kindergarten 1 perché mi avete detto che è collegato a quello di Kindergarten 2. Allora, ci mancano 3 carte da recuperare che non abbiamo fatto lo scorso episodio, sì. Sto facendo questa intro dopo averle già recuperate, visto che quella parte l'ho registrata teoricamente alcuni giorni fa, ok? Non ho ancora visto il finale, non ho ancora recuperato il mazzo, ma dopo il mazzo che mi sono fatto io, scusate. Vabbè, bando alle ciance, vi faccio vedere quindi quello spezzone di video, è successo letteralmente di tutto. E poi assistiamo a non so cosa potrebbe accadere nel finale. Beh, c'era la scritta Kindergarten in passato, sono scemo io perché io... No, non me la ricordo, o forse non l'ho mai vista in 1000.000 ore di gioco. Allora, come vi avrò sicuramente detto nella intro, ci mancano solo le ultime 3 carte. Direi di partire da quella un po' più semplice, ovvero quella che ci darà la signora della mensa se ci anzi, se facciamo finta di papparci, perché non mangerei mai quello schifo, quella roba che ha cucinato lei per almeno 3 volte. Peraltro mi sono sempre domandato come sia possibile nel mondo di Kindergarten che giustifichino le scomparse di ragazzini. Ci sarà qualche genitore che manda il bambino all'asilo, non lo vede tornare a casa e dice forse mi dovrei preoccupare della mia prole. Oh ragazzino, come te la passi quest'oggi? Vuoi mangiarti un po' di sboba deliziosa? Ma sì signora, guardi, prima di venire a mangiare da lei signora ero stitico. Dopo che mangio la sua sboba mi è partita la peggio diarrea spruzzo. Mamma mia, oh, ragazzi, tinteggio le pareti ogni volta, ma vabbè, dettagli. Oh, mi è scivolata nel cestino. Ma che bambino sbadato, signora, ne ha ancora? Ecco qua. E lei tutta onorata, ma certo, prendi, ce n'è tantissima. Mio Dio, lo schifume assurdo. Che poi negli Stati Uniti, rispetto all'Italia soprattutto, cioè, ci sono i comitati e tutte cose per decidere il cibo e via dicendo. In Italia siamo un po' più che altro più alla pelle buona. Mangia quello che vuoi, figliolo, vabbè. Senti, non c'è 2 senza 3, signora, mi dia ancora qualcosa. Ecco qua. Oh, santo cielo, neanche Bugs mangia la mia sboba con così tanto entusiasmo. Signora, è deliziosa, porco cane. Dovrebbe andare a Hell's Kitchen e via dicendo. Penso che tu ti sia meritato qualcosa di speciale. È il mio modo per ringraziarti per aver apprezzato la sboba. Prendi una carta Monstermon. Di solito le trito al posto del parmigiano, porco cane, la metto nella sboba. Ora puoi andare, ragazzino, finisci pure la sboba e non ti preoccupare, ce ne sarà ancora per domani. Yay, che bello, guardi. Ah, questa non la devo neanche buttare nel cestino, ma la posso tenere nell'inventario. Ok, cerchiamo di sopravvivere al resto della giornata. Non dovrebbe essere difficile, cioè, a meno che non abbiate mangiato quello schifo. In quel caso, molto probabilmente farete una brutta fine. Ne mancano solo 2. Ne mancano solo 2, porco cane. E nell'ultima dovremo accoltellare il piccolo bastardo. Sarà probabilmente la quest più interessante, oltre al fatto che tecnicamente dobbiamo uccidere tutti i nostri compagni. Ma soprattutto dobbiamo accoltellare questo sporco bastardo. Bugs, mi sei stato sulle palle fin dall'inizio, ma vabbè, dettagli. Allora, la prossima è abbastanza particolare. Si chiama L'uomo con il braccio lungo. Praticamente dobbiamo andare nel bagno e mostrare all'inserviente il pass di Jerome. Sapete molto bene che l'inserviente ci odia tutti, ma c'era soprattutto col figlio del preside. Allora, per adesso non penso che dobbiamo fare nulla. Ho fatto anche una cosa particolare, mi sono portato via il cellulare dell'insegnante. Voglio vedere se dice qualcosa qualora lo tirassimo fuori allo show and tell. Allora, per adesso penso che ci basti andare probabilmente in... Aspetta, non ho preso il maledettissimo yo-yo, giusto. Allora, Monty, amico mio, come sempre avrò bisogno che tu mi venda quel cocchio di yo-yo. Mi gioco una mela, speriamo che non ci serva, mentre parleremo con l'inserviente. Jerome, ciao ciccio, sì, sei mister simpatia, tutti ti vogliono, tutti ti... tutte cose, eh. Perfetto, lui sta distraendo la zizze cascanti e io tiro una coltellata a Bugs anche qua. Mi domando se posso andare in giro ad accoltellare la gente in maniera randomica. Oh, la cosa si fa molto interessante, dobbiamo provare. Appena possibile, signori inserviente, come va? Che fa di bello? Fa le pulizie. Scusi, non riesco a dirlo seriamente, porti pazienza. Ok, l'ultima volta abbiamo rischiato che ci facesse fuori male male. Dobbiamo parlargli molto probabilmente dei sacchi insanguinati. Peraltro, ciccio, ma vieni a farti i lavori di notte, eh? Che cosa succede, ragazzino? Signore, cosa c'è in quei sacchi? Quali sacchi? Io non vedo nessun sacco. Ma sì, quei sacchi laggiù. Ah, quei sacchi. Non c'è nulla di cui la tua piccola testolina si deve preoccupare. Ora levati dai maroni. Ma stanno sanguinando. Ah, sì, sanguinano. Ascolta,
Lo sai che io ovviamente devo stare lontano ad almeno un moccio di distanza dai bambini. Cioè, peraltro, perché lo fate lavorare in una scuola se già c'ha delle denunce e tutte cose? Ovviamente gli ho domandato com'è accaduto tutto ciò e lui mi ha detto: è una lunga storia e finisce sempre con qualcuno alla fine del mio moccio. Ma perché con il moccio proprio? Ma ce l'ha tipo affilato? Allora, non dovrei stuzzicarlo, ma ti sembra una storiella interessante. Sì, ma una storia per un altro giorno. Avanti, sono curioso, porco cane, anche troppo. Lo so, è proprio la curiosità che mi ha messo nei pasticci la prima volta. Ad ogni modo, non credo che sia una storia appropriata da raccontare a un bambino della tua età. Potrei percularlo, ma secondo me mi si ritorce contro. Quindi per lei comunque va bene che un bambino della mia età veda un sacchetto tutto insanguinato buttato in un cestino? Oddio, si incocchia. No, è suonata la campanella. Ok, incrociamo le dita. In effetti hai ragione, santo cielo, giovane. Allora vatti, ti do un nichelino e comprati una barretta di cioccolata. Un nichelino non mi basta. L'ultima volta abbiamo usato questa opzione, dicendogli che la cioccolata costa più di nichelino, per avere lo sconto in mensa. Questa volta no, dobbiamo secondo me andare oltre. Rischio di essere ammazzato, ma casomai ricominciamo. Quindi lo ricattiamo e gli diciamo: dammi di più, oppure racconterò in giro a proposito di quel sacchetto pieno zeppo di sangue. Oh, davvero? Mi sa che forse avremo bisogno di un altro sacchetto insanguinato. La maestra Tizia Cascanti si aspetta che io ritorni. Oh, ma davvero? Beh, allora sono sicuro che avrai il suo pass per il bagno, il permesso. Certo che ce l'ho. Pensi di essere tanto intelligente, non è vero? Non hai ottenuto questo pass dalla signora Tizia Cascanti? No. Questi permessi li dà solamente il nostro capo. Li hai avuti direttamente dal figlio del preside, non è vero? Non so se vendere Jerome. Perché come tu luci proprio gli sassi, gli zebedei. Ok, è inutile insultare la sua intelligenza, quindi ammettiamo tutto ciò. Lo sapevo, santo cielo. A proposito di quella piccola peste, gli ho ciulato quel coso laser stamattina. Ascolta, è per questo motivo che ti ha mandato qua, Vuole recuperare il coso laser. Potrei essere onesto? Ma mi faccio i cocchi miei e gli dico: senti, non mi importa nulla, volevo semplicemente ottenere il permesso. Ragazzino intelligente, sai cosa? Mi piace. Per questo ti darò questa stupida carta che ho rubato dal ragazzino quello grasso. Ah, da Bugs. Guardi, anch'io fra poco lo accoltellerò morto pur di avere una maledettissima carta. In asilo è così, santo cielo, nel mio vecchio asilo, mamma mia, per le figurine della Panini. Ma no, vi giuro, la ricreazione, avevamo fra i 3 e i 4 decessi minimo, cioè si accoltellavano male, si strangolavano. Mamma mia, qualcuno si avvelenava che è proprio nugget, lasciamo stare. Ok, quindi dovremmo essere a posto. Ok, ora levati dai maroni. Mi levo volentieri dai maroni. Signori, ci manca solo l'ultima e finalmente fatta. Jerome, hai rotto le balle. Ah sì, è vero che non ce l'ha con noi perché comunque ci abbiamo provato. Questo vuol dire che possiamo ritornare da Monty. Non che io abbia bisogno di denaro, ma nel dubbio vendiamo il permesso e mi cucco $5. Grazie Jerome, alla faccia tua. Signori, è giunto il momento dello show and tell. E io ho un oggetto veramente unico. Oh santo cielo, ma quello è il mio telefono? Come diavolo hai fatto a procurartelo? Come ti permetti di rubare i miei averi? No, porco cane, sapevo che mi sarei messo nei guai. Sei all'asilo per imparare a condividere, non a rubare. Ora vai dritto dritto nell'ufficio del preside. No. Ah, quindi hai rubato il telefono della tua insegnante. Apparentemente sì. Perché? Per quale motivo l'hai fatto? Sa com'è complicato. Sì, sì, lo capisco, ragazzino. E lo sono anche le mie ragioni per fare tutto ciò. Per fare cosa? Perché? Oh, porco cane, per far cadere un bicchiere? Ok, non ti sorprendere che la maestra si incocchi perché tu hai il suo telefono. Ok, ricominciamo dalla stanza. Ok, magari le mostriamo la Monster Mode stavolta. Però in effetti ero curioso, voglio dire, era un evento più unico che raro. Ok, eccoci ritornati per la penultima volta all'asilo. Ho portato con me $7, quindi il bastardone ovviamente se ne prenderà la metà. Così mi resteranno almeno $3,50 che sono più che sufficienti. Ad ogni modo porto via il permesso per il pranzo in modo tale da poterlo vendere a Monty all'occorrenza. Allora, sapete molto bene come funziona questa quest. Dobbiamo dire alla bastarda che Bugs mi ha ciulato il denaro e alla fine lei ci assumerà in modo tale da sterminare il resto della classe, solo che Bugs riceverà un trattamento speciale. Aspetta, se non ricordo male, dovevo farmi mandare dal preside
Altrimenti Bugs viene ucciso e non lo rivedremo più durante la giornata. Ok, evitiamo di farci ammazzare così di primo mattino. Perfetto, maestra, maestra, maestra. Grazie, eh. Azzizze cascanti, ma ha distrutto tre quarti del setto nasale, porti pazienza. Ottimo, ovviamente ho accettato di ammazzare il resto dei miei compagni, soprattutto te Nugget. Non so perché oggi mi girano gli zebedei e ci ha dato anche la prima stellina. Allora, dobbiamo parlare assolutamente con Cindy. Tuttavia, rischiamo di essere trucidati male male a meno che non compriamo il registratore per $2.50. Si sta finendo il denaro, potrebbe essere problematico. Lei voleva ovviamente che facessimo qualcosa per lei. Io le dico, ma l'amore non è abbastanza? Sì, questa vuole il denaro e vuole le vittime. E pertanto le domandiamo perché. Perché lei è la più bella, la più figa, la più intelligente. Io dico, no, no, guarda ciccia, te sei una chiavica. Abbiamo già visto lo scorso episodio che quando la fai arrabbiare è disposta ad accoltellarti la faccia. E in Kindergarten 2, peraltro, lei pagava il bidello in modo tale che assassinasse tutti quelli che le calpestavano i piedi. Ok, vediamo un po'. Ovviamente la minacciamo. Lei usa quella parola che non bisogna usare, che nel secondo gioco farà impazzire la maestra ancora di più. Perfetto, quindi vediamo di essere mandati dal preside. Signor preside, buongiorno, che piacere rivederla. Non è vero, non ho tentato di palpeggiarla. Cioè, per favore. Cioè, se questa deve essere mia moglie, piuttosto mi ha amputo il pipino. Sì, sì, noi ci vediamo a ricreazione. Tieni pronte le carte e la schiena. Ricordiamoci ovviamente di negare le accuse, altrimenti mi piglio una fucilata sulle gengive. Abbiamo registrato l'incidente. Questo è un bel problemone. E così Cindy rimane fregata alla grande. Perfetto. Mi accontento di poter ritornare in classe. Signora, non ho le pilloline, si dia una calmata, ok? Il prossimo nella lista è Jerome. Non sarà poi così tanto difficile, perché lui parla solo con i bambini fighi. E vedete che parlando con lui mi dice che effettivamente non sono abbastanza figo. Provo a chiedergli del pass, vediamo un po' se lo ha rubato lui. Perché? Perché forse sei interessato ad averne uno? Sì, mi farebbe comodo. Beh, mi dispiace, non sono interessato io stesso ad aiutare uno sfigatone come te. Ma perché no? Ascolta ciccio, a meno che non ci sia qualcosa di figo che posso ottenere io, te lo puoi scordare, ora vattene. Sono offesissimo. Maestra, non voglio aspettare Kindergarten 2. Quel bastoncino glielo ficca su per il ci siano capiti. Senta, non sono abbastanza figo per lui. Oh, santo cielo. Odio come sia ossessionato con l'essere figo. Dovrei cercare di vincere la fiducia di quello piccolo mostro in qualche modo. Vedi, non lo so se puoi trovare un regalo o qualcosa del genere. Come ad esempio che cosa? Beh, Monty potrebbe avere qualcosa che fa al caso tuo. Quel piccolo furbacchione vende praticamente di tutto. E ci potrebbe essere un oggetto anche utile all'interno degli armadietti, dei cubicoli, ok? Ascolta, facciamo che io giro le spalle mentre tu dai un'occhiata. Va bene, questa è l'occasione perfetta per prendere il coltello. Ciao Bugs. Ah, mi piace l'odore del piccolo porcellino che urla con il coltello piantato nella schiena. Presto, molto presto mi vendicherò. Oh, che bucio di chiurlo. Abbiamo ancora il dollaro che ci serve per comprare il suddetto yo-yo. Avevo fatto i conti giusti per fortuna. Ecco qua. In modo tale finalmente da convincere quel rompimaroni di Jerome, amico compagno di yo-yo. Semplicemente abbiamo bisogno che lui ci dia il pass. Noi gli facciamo credere che ovviamente siamo d'accordo col suo piano. E lo vendiamo senza il becchi minimo rispetto alla maestra. Oh, dammi solo un minuto, Jerome mi sta distraendo. Col cocchio ho ottenuto il pass da Jerome. Ah, lo sapevo. Jerome, tu piccolo scarafaggio. Ne avevamo già parlato, non puoi rubare i permessi di tuo padre. Sì, 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 ti ho tradito senza benché minimo rispetto. Beh, ovviamente lui viene mandato dal padre, ma presumo che non si pigli una revolverata sulle gengive. Credo che probabilmente è uno dei pochi che sopravviverà a questa giornata. Il prossimo della lista è Nugget. Lei ha sempre odiato Nugget. Non ho mai capito perché è un attimino particolare o perché Nugget le risponde sempre a tono. Perfetto, mi ha detto di diventare amico dello strambo prima che inizi la ricreazione. Oh. Cerchiamo di diventare suo amico. Ovviamente ci dà quella meravigliosa crocchetta dal colore molto discutibile. Ti dice di mangiarla perché sei un bambino scemo, ma vabbè, dettagli. Peraltro vuol dire ti rovini il pranzo. No, aspetta, non vado a pranzo con la maestra. Dicevo, ti rovini il pranzo, razza di idiota. Anzi, devo fare anche molta attenzione a farmi dare l'antidoto, perché se finiscono le mele, io muoio fra atroci sofferenze. Allora, vediamo un po'. Sì, sì, posso coltellarlo proprio così. Ah, nell'occhio. Oh, santo cielo. E goditi mentre il piccolo porcellino scappa via. Scappa via con un coltello in un occhio.
Lili, stai andando a dare una mano a tuo compagno? No, non gliene frega proprio una ciola di niente. Nugget, missione compiuta. Beh, allora è fatta, Bugs è stato avvelenato. No, no, l'ho accoltellato direttamente. Oh mio Dio, ma è una cosa molto incasinata. Ad ogni modo, il lavoro è stato completato. Puoi avere l'antidoto come Nugget aveva promesso. Grazie, molto gentile. Nugget spera che tu ti senta meglio, Vieni a vedere Nugget anche a ricreazione. Nugget ti vorrebbe mostrare qualcosa. La sua grande e grossa crocchetta. Scusa Ciccio, ma sono un po' impegnato. Dobbiamo andare a trovare e Bugs. Oh, la rompiscatole. Non ho i $2 che mi servono per corrompere la bastarda. Aspetta. Monty ci dice che l'inserviente ha scritto male la parola biscotto. Così facendo possiamo fare in modo che l'inserviente se la prenda col tenero e docile ragazzino mettendolo su una sedia a rotelle. E io ottengo i suoi cocchi di occhiali e vi sono tutti felici e contenti. Però poi scusi, il moccio si sporca di sangue. Vabbè che tanto il tizio lo pulisce i pavimenti. Ok, mi restano solo 2 mele, signora. Sto rischiando proprio una cifra. Ok, vediamo un po' se basta. Sì, resta una singola mela. Ok, Bugsino, sta arrivando. Oh mio Dio, sembra di essere ritornati su Kindergarten 2 con Nugget e il braccino tagliato. Quanto sangue ha perso? Lili, non so se l'hai notato, c'è tipo Bugs in una pozza di sangue laggiù. Tu non direi nulla, vero? Altrimenti tuo fratello poi perirà fra altre sofferenze, ma vabbè, dettagli. Guarda che roba! Aveva nascosto qualcosa sotto una piastrella del corridoio. Bugsino, come va? Ah, povero Bugs, sembra proprio che stesse cercando di recuperare qualcosa dalla piastrella qua sotto. Interessante. Andiamo a dare un'occhiata veloce. No, non volevo cliccare su Bugs. Ma guarda un po', Bugs aveva una scorta segreta sotto questa piastrella. C'è una carta Monstermon e del denaro. Ah, è il denaro che mi ha rubato stamattina. Sì, ma in corridoio non è il posto più sicuro della vita. Prendiamo la carta. Ehi tu, non dovresti essere qua, è giunto il momento della ricreazione, vai fuori a giocare. Nessuno mi domanda della scia di sangue che sono in parte un cadavere, ci sono le mie impronte sul coltello. A nessuno frega niente ragazzi. Ok, almeno la maestra è contenta che abbiamo eliminato sia Monty che Bugs in un'unica volta. Sì, signora, guardi, non me ne frega più niente. Ormai mi basta finire la giornata e chi si è visto si è visto. Signora, ha rotti maroni? Allora, sono solo ritornato un attimo in partita perché avevo bisogno di accumulare un po' di denaro per la missione finale. Questa volta ho recuperato il secchio pieno zeppo di sangue. Vediamo un po' cosa succede. Oh, ma è una cosa disgustosa. Perché l'hai portato nella mia classe? Mettilo via. Sarei tipo intenzionata a mandarti dal preside per quello che hai fatto, ma... ho la vaga impressione che quello l'hai preso dallo stanzino dell'inserviente. Non penso che valga la pena riempire tutte quelle scartoffie per questo, quindi lasciamo stare, ok? E ovviamente la bastarda di Cindy pensa che quel sangue starebbe bene su Lily. Ok, dice... No, non ci starebbe bene. Smettila di essere cattiva con me, Cindy. Ok, questa non me l'aspettavo. Cioè, praticamente per ogni oggetto che possiamo avere hanno fatto una linea di dialogo, del discorsi. Ma la cosa più importante è che siamo ritornati al presente, yay! E ora abbiamo il pacchetto che contiene tutte le carte Monstermon. Oh, meraviglioso, però mi consuma una mela. Oh, molto ma molto interessante. Allora, da quello che mi dicono i suggerimenti, praticamente dobbiamo portare il mazzo di carte alla caverna di Nugget e farà in modo che accada un evento epocale. Ho paura di scoprire di cosa si tratti. Il problema è che mi devo rifare praticamente tutta la quest di Nugget, che ovviamente vi salto nella sua quasi totale interezza, visto che l'abbiamo già vista e rivista un bel po' di volte. Prendo tutto il denaro perché non ci serve più. Poi anche il fiore che ci serviva per la storia di Cindy, se non ricordo male. Di Lily, scusate. E il set completo delle carte. Ok, non penso che possiamo portare via nulla, mi ritengo soddisfatto, quindi partiamo per l'ultima volta. Ma no, che scemo, il fiore non dobbiamo darlo a Lily. Era Nugget che lo utilizzava per la storia dell'amicizia e tutte cose. Allora, comunque vediamo di recuperare la gomma da masticare, in modo tale che Lily dopo mi dia la ciambella. È vero che utilizzavamo per evitare di andare dal preside dopo aver fatto esplodere la statua del preside stesso, la davamo alla maestra, in modo tale da riuscire a corromperla. Ecco qua che adesso si fida di noi. Ah, posto. Abbiamo anche bisogno dello yo-yo per poi utilizzare Jerome per distrarre la maestra. Ottimo, dobbiamo quindi recuperare la seconda crocchetta che si trova qua dentro. Quindi abbiamo bisogno, come dicevo, che Jerome distragga la maestra. Andiamo da Nugget, il mio best migliore amico. Perfetto, crocchetta recuperata. Abbiamo fatto arrabbiare Jerome, siamo a 2 su 5. Nugget dovrebbe essere contento. Ecco qua, vuoi darmene un'altra dato che ci siamo? No, eh?
mi dà la lettera d'amore per Lily. E poi ci sta, c'è quell'inconveniente che la leggono davanti a tutti, ma vabbè, dettagli. C'è anche Nugget, porco cane, dovevi sapere che lei non sa leggere, piccola stellina. E siamo a 3 crocchette, ci mancano le ultime due. Ancora una volta Bugs perirà fra atroci sofferenze. Allora, senti, vediamo di mangiarci l'ulteriore mela e così possiamo andare a pranzo. Questa storia delle mele che valgono 25 centesimi, io onestamente non l'ho mai capita. Sono contento che sia una dinamica che hanno tolto nel secondo gioco. Hanno semplificato un sacco le cose, porco cane. Ottimo, abbiamo anche dato da mangiare a Bugs, povero stellino, era tanto tanto affamato. Bugs, è stato un piacere incontrarti, adesso che so dove hai messo la Monstermon. È un peccato che, dato che noi viaggiamo nel tempo, teoricamente riviviamo la stessa giornata, non possiamo utilizzare le informazioni che già conosciamo per riuscire a ottenere ciò che ci serve. Cioè, sappiamo dove lui ha nascosto la carta, che cavolo ne so. Non possiamo interagire di nuovo il secondo giorno. Allora, mi sono dimenticato di parlare con Lily per farmi dare la ciambella, ma abbiamo i 5 dollari. Oh, per un secondo mi sono cagato completamente in mano. Per fortuna ce li abbiamo giusti giusti. Ah, Lili, porco cane. La prossima volta dammele prima le ciambelle, donna. Tecnicamente, così facendo, abbiamo condannato lei a morte. Ma vabbè, dettagli. Ecco qua, abbiamo tutto il denaro, santo cielo. Mi domando se adesso l'abbiamo esclusa dal potenziale finale. Ciccio, missione compiuta. Dammi anche l'ultima cocchio di crocchetta. Ecco qua, perfetto. Dove boia le tenevi tutte quelle cocchio di crocchette, Ciccio? Non è normale? Olè! Peraltro sono entrato di testa, non è che ho provato ad atterrare di gambe. Ah, ciao cane di Cindy, come va? Tutto bene? Allora, c'era un cartello che avevo già visto negli scorsi episodi. Ah, ma certo, il misterioso cartello molto minaccioso. C'è anche una scritta che dice: lasciate che colui che porta i 25 talismani, quindi le 25 carte Monstermon, rilasci i più grandi mali sul mondo. Va bene, presentiamo i talismani. Oh, maronne. Aspetta, ma tu hai tutti e 25 i talismani? Questa è una cosa che non è mai accaduta. Perché la terra sta tremando? Oh, non ti preoccupare di quello. Nugget e il suo amico ora devono ascendere. Nugget e il suo amico devono assistere a quello che sta per accadere. Ok, ascendiamo. Oh, maronne, perché il cielo è diventato rosso? Perché il preside è armato? Cosa boia sta accadendo? Ehi, cosa diavolo sta accadendo? Il cielo è diventato rosso. È quello che ho detto io, preside, non mi copi? Oh, santo cielo, ma sta accadendo per davvero? Per un secondo pensavo che fossero semplicemente le pillole. Preside, perché lei ha una pistola? La smettete di ripetere quello che ho già domandato io? Beh, il cielo è diventato rosso, potrebbe essere un'emergenza. E cos'è che vorrebbe fare di grazia? Sparare al cielo? Sì, signora Zizze Cascanti, non mi sento molto bene. Potrei andare dall'infermiera. Ok, era un riferimento a Spider-Man, Avenger con tutte cose. No, ve la butto là. Oh mio Dio, ok, penso che il cielo rosso sia la risposta alle mie preghiere. Ti prego, fa che il prossimo sia Monty. Ehi, ma che diavolo? Io non voglio avere nulla che fa... Oh, porco cane, ha funzionato per davvero. Oh, sì, meraviglioso. Ora colpisci Jerome. Cosa? Aspetta, no, papà, ti prego, fermala. Guarda, figliolo, non penso che quello che lei dica si stia effettivamente avverando. Il fulmine ha preso direttamente lei. Ah! Wow, pensavo che il prossimo sarei stato io. E quindi adesso stiamo per morire tutti? Sì, sembra proprio che sarà così. Dannazione, ho rapito tutti quei bambini, ho craftato tutte quelle pillole. E per cosa? Alla fine l'apocalisse è arrivata e ha rovinato tutto? Papà, di cosa stai parlando? Te lo dirò quando sei più grande. Oh, santo cielo, a questo punto non ha molta importanza. Wow, sono schiattati malissimo entrambi. Inserviente, lei tutto bene? Beh, Mr. Mocio, sembra proprio che questa sia la fine. Il signore sa molto bene che ad ogni modo non avrei mai pulito questo casino. Beh, notare che il braccio è rimasto attaccato al Mocio. Ok, è fatta. Forse Lily si è salvata quindi, dato che era all'interno. Ma hai ucciso tutti? Oh no, Nugget non ha fatto nulla di tutto ciò. Nugget e l'amico di Nugget sono ancora vivi. E adesso quindi cosa facciamo? Adesso? Beh, Nugget non può più frequentare questa scuola. Quindi sembra proprio che dovremmo viaggiare verso un'altra scuola. Ma di cosa diavolo stai parlando? Un'altra scuola! Dobbiamo andare verso un'altra scuola e dobbiamo rifare tutto da capo. Solo più grande e decisamente molto meglio. Dobbiamo farlo di nuovo? Ma certo, l'asilo! Nugget deve frequentare di nuovo l'asilo ancora una volta in una nuova scuola. A Kindergarten 2! Senti, Ciccio, io me ne vado a casa. Nugget lo rispetta, ok? Ma anche l'amico di Nugget dovrà cambiare la scuola. Nugget ti vedrà lì. Sì, ciao Nugget. L'ho accettato tutto molto passivamente. C'è stata l'apocalisse, gente che perde sangue da tutte le parti. Non mi pare molto normale. E Martes, tua nonna?
Estoy bromenado, siempre es lunes. Ah, martedì, sto scherzando, è sempre lunedì. Credo, non conosco minimamente mezzo della parola di spagnolo. Ho dedotto. Sì, finito al 100% Kindergarten 1. È un sogno che diventa realtà. Signori, bando alle ciance, è giunto il momento di darci da fare anche su Kindergarten 2. Ah, mi domando cosa ci attenda. Allora, vediamo di accontentarvi. Mamma mia, sono in partita decisamente da troppo tempo. E facciamo Kane's not able. Ma ovviamente, al contrario, ci servirà la spilletta e anche la A+. Se no, altrimenti non riusciamo a far tutto. Che rottura di scatole. In teoria, da quello che dice il gioco, bastava dare il contratto a Ted e dovremmo essere a posto. Anche perché il tutto avveniva direttamente all'inizio della giornata. Gli mostravamo la pilla. La spilla, scusate, mi sono rincretinito pure io. Ok, dammi il cocchio di contratto. E invece che andare da Ozzy, che peraltro mi aveva fatto girare le palle perché ho dovuto comprare la mucchina gel, ma vabbè, dettagli. Oh, ehi, ciao, sono Ted. Sì, sì, tu tante belle cose, Ted. Aspetta, perché non posso dargli la lettera? Oh, forse non è questo che gli dovevamo dare? Ah, no, che pirla! Questa è la lettera, a noi serve il contratto, è vero. Allora, vediamo di ricomprare de novo la mucchina. Ciccio, c'hai dei prezzi da periodo Covid, ma vabbè, dettagli. E mi pare che ce la desse effettivamente quando eravamo nella classe di bambini, quelli intelligenti. Ottimo. Ah, sì, è vero che ci servivano quei 6 dollari. Porca di quelli per porca. Dammi un secondo. Ci sono i bambini ricchi qua, per fortuna. 6 dollari per leggere un documento. Monty, ti meriti anche di peggio, porco cane. A posto. Ok, vediamo quindi di parlare nuovamente con Felix. E vediamo un po'. Abbiamo il contratto. Ok, perfetto. Sì, sì, sì. Non mi interessa la storia della tua vita. Aspetta un secondo. Forse riesco anche a fare la storia della carta igienica. Non ne sono pienamente sicuro, tuttavia. Allora, vediamo innanzitutto di fare quel cocchio di test. E prendiamo la carta igienica. Ottimo. Danner dovrebbe permettermi di uscire dalla classe senza alcuna ripercussione. L'importante è che sono educato. E andiamo a parlare con il nostro amico Ted. Ted, c'ho una sorpresa che ti salverà la vita. Ehi ragazzino, forse ho capito qual è il piano di Felix. Ozzy tutta la mattina che continua a menzionare di quanto sarebbe vulnerabile la compagnia di sua madre. Penso che Felix abbia capito qualcosa. Sì, certo, io ho capito che sta per ucciderti. Che cosa? No, Felix non lo farebbe mai, lui mi ama tantissimo. Ha solo un modo abbastanza strano di dimostrarlo. Ma aspetta, questa è la sua calligrafia. E a quanto pare vuole seppellirmi vivo, coperto di ragni. Sì, quello sembra essere il piano. No, no. Tempo che io mi faccia valere. Felix pensa che essere tanto intelligente. Beh, questa volta sarò io a sconfiggerlo. Quindi cosa vuoi fare? Vediamo di continuare a seguire questo suo piano. E solo alla fine vediamo di rivoltarglielo contro all'ultimo momento. Quindi a proposito di quel barattolo pieno di ragni. Oh già, è vero, vero. Non vogliamo ovviamente che lui si insospettisca. Penso di aver visto altri ragni da qualche parte. Anzi, nel bagno. Ok, ottimo. Ho anche un barattolo dentro al quale li puoi mettere. Felix mi dà una monetina ogni volta che faccio qualcosa di buono. E io li metto lì dentro. Ma è vuota. Ed è per quello che tu andrai a riempire quei ragni. Va bene, ok. Quindi per adesso basta che andiamo nel bagno dei maschietti. Non rompa le balle. E recuperiamo i ragni da qua. Ah, tuttavia ci serve lo spray. Ah, quindi non posso fare la storia della carta igienica e quella del bagno. Non capisco perché questo gioco mi debba sempre odiare a priori. Ecco qua, e ora possiamo uscire in tutta tranquillità. Ve la salto la parte perché sennò qua non finiamo più. Ok, ora abbiamo tutti gli oggetti che ci servono. Ciccio, potevi anche, non so, usare un pezzo di carta, eh. Buttiamo lo spray sui ragni e olè, abbiamo un barattolo pieno zeppo di ragni. Quindi il nostro piano, maronne, c'ho i pruriti nella vita vera, può continuare senza nessuna complicazione o problema. Quindi in teoria abbiamo comunque ottenuto quel barattolo di ragni. Quindi se parliamo a Felix, il piano dovrebbe procedere senza nessun problema. Sì, 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 a lui va benissimo. Oh, meno male. Oddio, era la missione in cui Nugget ha bisogno della palla e del braccio. Il suo braccino. È che dopo un po' mi sembrano tutte uguali, purtroppo. E quello è il problema. E Carla, se non ricordo male, aveva anche la chiave dell'inserviente. Maronne. Era un piano talmente tanto ben congegnato che è qualcosa di assurdo, voglio dire. A parte che secondo me avremmo potuto corrompere l'inserviente in modo tale, o bidello che dir si voglia, in modo tale che ci procurasse tutto il necessario o che uccidesse lui il bambino. In Moni era misteriosa. Ok. Oh, porco
cane Bob, scusi, non mi ero accorto. Sì, 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 sono cose che capitano. Perfetto, tuttora a sniffarti i gas e tutte cose. Signora Agnes, come andiamo? Tutto bene? Sono venuto a trovarla anche quest'oggi. Perfetto. E aveva il passbook che mi serve. Devo ricordarmi sempre di portarmi via un hamburger, perché ogni tanto quel pass mi può ritornare molto utile per rientrare all'interno della scuola. Ammetto, la prima volta che ho visto sta scena, gente, non credevo ai miei occhi. Pensavo onestamente di aver fatto una boiata e che lui mi avrebbe ucciso. Ah, piccolo Stevie, questo lo prendo io. Non si butta via nulla, noi ricicliamo tutto. Perfetto, nel frattempo Felix ha mandato il fratello a fare la guardia alla buca. Presumo che lì si invertiranno i ruoli. Ancora devo capire come Nugget si sia riattaccato il braccio, perché porca di quelli per porca, sono cose che non dovrebbero accadere. Vabbè, non sappiamo come Nugget abbia perso ettolitri di sangue e non sia morto. Allora, dobbiamo liberarci come al solito della babbiona, quindi non è un grande problema. E Nugget invece si diverte a scavare le buche. Vai Nugget, divertiti col tuo nuovo braccino, che peraltro sarà di dimensioni differenti. Mamma mia, ok. Ah già, è vero, mi sono completamente dimenticato che devo prendere il bastone dal cadavere di Jerome. Sti bambini ricchi rompiballe. È che una volta leggevo quello che dicevano, adesso lo skippo senza benché minimo rispetto. E quindi poi è normale che te ne dimentichi. Scusi, maestra, non faccia caso a me. Lei si diverta, saluti a casa. Come hanno fatto a memorizzare anche gli sviluppatori tutti sti cocchi di passaggi? Ma che ribadisco, per un giochino così semplice, mi domando cosa si inventeranno per Kindergarten 3. Allora, siamo pronti? Beh, Teddy, è giunto il momento. Zii Felix, è proprio giunto il momento. Probabilmente sarai sorpreso dallo scoprire che questa buca non è per Ozzy, è per te. Sì, sì, ok, smettila con quei cocchio di monologhi. Scusami, cosa hai detto? No, no, non penso invece che ti scuserò. Vai, garzone, è giunto il momento di colpire. Ehi, chicchio, ho detto che potevi prendermi per il culo a proposito della mia povertà e non del mio peso, ok? Ah, sì, sì, giusto, scusa. Oh mio Dio, gli fa un disisparta? Ehi, chicchio, pieno zeppo di soldi, è giunto il momento di saltare dentro la buca? Che cosa? No, 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 io non ci andrò in quella buca. Teddy, Teddy, forse la possiamo risolvere amichevolmente. Il mio nome è Theodore. No! Madonna, mi dimentico quanto è profonda la caverna di Nugget. E ora è giunto il momento di buttare anche i cani. Ho detto butta i cani nella buca, va bene. Oh, porco cane, vogliono il servizio completo. Buttagli a lui. Perfetto, abbiamo sbloccato intanto un nuovo abbigliamento. E voilà! Ci ha preso anche un barattolo in faccia. Ah, sei un fallimento, Teddy. Padre non ti amerà mai come lui ama me, vedrai. Sì, sì, forse hai ragione. Ad ogni modo è abbastanza difficile amare qualcuno che si trova in fondo a una buca. Ok, ragazzine, prova a scavare, è giunto il momento di riempire la buca. E poi porterai Nugget alla fabbrica delle crocchette? La cosa? Cos'è una fabbrica di crocchette? A Nugget è stato promesso da parte del ragazzino tutto fighettone un viaggio alla fabbrica delle crocchette se avesse completato la caverna di Nugget. Ma noi non possediamo una caverna di crocchette. Oh, quindi hanno mentito a Nugget? Sì, sembra che sia andata proprio così. Oh beh, allora Nugget si deve vendicare. Che fa? Che fa? Nugget, dove sei andato? È sceso di sotto così di prepotenza. Ah, che sta facendo? Forza, forza, andiamo ragazzo fighettone. Porta Nugget alla fabbrica delle crocchette. Ehi, vedi di smetterla, stupida talpa sporca. Oh, Nugget si fermerà quando Nugget sarà giunto alla fabbrica delle crocchette. Pensa che sia giunto il momento di andarcene, ok? Vedi di riempire la buca, piccolo topo. Ah no, stavo parlando con Bugs. Ok. Sì, sì, capo, non c'è nessun problema. Ok, noi ci vediamo fra un momento. C'è qualcosa che devo darti, va bene? Mamma mia, oh. Che famiglia disastrata. Quindi ci siamo riusciti a vendicare. Anzi, lui si è riuscito a vendicare. Il che è anche la cosa giusta da fare, eh. Cioè, averlo ucciso così impunemente non mi è piaciuto. Beh, è stata una giornata triste. Beh, sì, in fin dei conti pensavo che mio fratello mi amasse. Forse immagino di essere stato troppo ingenuo per vedere qualcosa che era anche abbastanza ovvio. Ciccio, senti, mi dispiace. No, guarda, mi chiamo Theodore. Sì, lo so, è abbastanza dura. A proposito, vediamo di parlare di quella ricompensa e di cosa si tratta. Eccoti qua. Ah, mi dava il prodotto chimico e tutte cose, va bene. E la carta Monstermon, il cavaliere che è diventato cattivo. Ok. Ora, se vuoi scusarmi, devo avere una conversazione molto lunga con padre. Buona giornata. Oh mio Dio, oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia.
Mi sono dovuto ricordare veramente troppe cose, gente. Immagino che ci manchi ancora qualcosa. Qualcuna delle carte viola? Oppure le abbiamo tutte? No, ne manca ancora una. Perfetto, nel frattempo sono ritornato in partita in modo tale da recuperare anche l'ultima viola. Dobbiamo raggiungere Billy al piano inferiore. Oh, mamma mia, se non compro da magna questi non mi fanno andare fora. Devo... Signora, c'ho lo squarauscolo brutto brutto, cortesemente non rompo i maroni. E se vi ricordate, peraltro, Monty ci aveva dato la sua tessera per l'ascensore, quindi possiamo raggiungerlo senza nessun problema. Soprattutto prima che il mostro arrivi e ci sbrani la faccia. Che poi chi avrebbe mai pensato di dover ripalpeggiare la scatola in cui lui si era nascosto? C'è una carta Monstermon qui, wow! Cioè, che buccio di chiurlo, non potevi darmela prima, no, eh? Porco cane, mi auguro che il mostro ti smangi la faccia di nuovo. Ok, gente, ne restano solo due. E questa sarà quella probabilmente più bastarda, perché devo rifarmi tutta la missione finale. Ok, portiamo la carta igienica Ozzy, mamma mia. Troppi traumi però, gente. Ok, ottenere la carta igienica è sempre facile. Tuttavia, avete visto che se non prendiamo il pass, quello che ci permette di andare nei corridoi, siamo praticamente fregati. Quindi l'unica cosa che possiamo fare, a mio avviso, è andare nella classe di bambini deficienti e aspettare che Mr. Simpatia arrivi alla fine della mattina e dovrebbe in teoria darci il pass. Signora, non rompa le balle. Ah, va. Perché mi ha fatto uscire? E io ritorno dentro? No, mi manda nell'ufficio del preside. Ma come? Ma porca di quelli per porca. Oh, oh, no, no, la prego, ne possiamo parlare. Grazie, molto gentile. Direi che è passata Penny. Ok, lui arriva all'ultima mela, quindi ne mangiamo due. Entriamo nella classe, perfetto. E consumiamo qui l'ultima mela. Oh, meno male, grazie, grazie. Era esattamente quello di cui avevo bisogno. Peraltro, quanto cocchio sei più grande di me. Ma veramente proprio una cifra. Ottimo, questa volta ho comprato l'hamburger, così la signora non rompe le scatole. Mentre stavo facendo le prove, sono entrato nel momento sbagliato nella scuola e lei mi ha piantato il mestolo su un occhio. Ma vabbè, dettagli. Signorina molto simpatica, per nulla permalosa. Ok, Ozzy sta per andare in bagno. Che cosa vuoi? C'ho il permesso, avanti. Quindi penso che semplicemente dobbiamo aspettare. Ecco qua, divertiti ciccio. E ora parlo con lui. Uè, belli, ce ne sono là fuori. Bisogna di carta igienica, qua dietro non ce n'è neanche un po'. Ecco, tieni questa. Oh, ti ringrazio, non sapevo cosa avrei fatto senza di te. Ecco, prendi questa carta Monstermon. Grazie. È anche tipo un po' sporca, la potevi ripulire. Lasciamo stare che è meglio. Ok, gente, ultima Monstermon. Ah, quanta fatica. Ho registrato questo video in 5 momenti differenti, perché ore e ore di lavoro, gente. Ore e ore. E dopo altre ore e ore di lavoro, no, non è vero, sono passati tipo 15 minuti, ma vabbè, dettagli. Eccoci ritornati nel laboratorio. Hanno detto che era in uno degli angolini. C'è un oggetto strano qua, in effetti. Ah, guarda, l'ultima carta Monstermon, gente. Signori, so che non è il momento migliore per abbandonarvi, ma tanto io le ho ottenute tutte, quindi permettetemi di salutarvi e io torno nella mia camera da letto. Ciao ciao, gente. Ok, finalmente possiamo premere quel maledetto pulsante e scoprire il finale. Una volta tanto non devo rifare parti della trama. Guardate quanto è bello il mio armadio. Sono così fiero di me stesso. Ora premiamo quel maledetto pulsante e vediamo se causiamo la fine del mondo di nuovo. Nugget, che ci fai qua dietro? Soprattutto perché c'è una caverna dietro la mia camera da letto. Ciao amico di Nugget, raccoglitore dei talismani. Raccoglitore orribile. Ah, ciao Nugget. Ti prego, vieni con Nugget. Nugget, cosa ci stai facendo nel mio? Riceverai una risposta a tutte le domande, ok? Ora indossa le sacre vesti e vieni con Nugget. Ma non ce le ho le sacre vesti. Ah, ce le aveva lui pronte all'uso. Ammira, questo è il tempio sacro delle Monstermon. E perché si trova dietro la mia libreria? E dove altro si dovrebbe trovare? Nella caverna di Nugget? Come Nugget stava dicendo, con tutti e 50 i talismani, Nugget può fare cose veramente indicibili, come ad esempio... Oh, Nugget te lo mostrerà, ammira il potere di Nugget. Ok, ammiriamo? Addirittura, cos'è tutta sta roba? Ma che voglio dire, dar ste carte ai bambini non è la cosa migliore da fare, se questo è il risultato. E ora Nugget semplicemente schioccherà le dita. Ah, Nugget è diventato di colpo Thanos? Ok, non me l'aspettavo, si fributtano gli Avengers. Ok, è tutto fatto. Cos'è che hai fatto, Nugget? Vieni, vieni, velocemente. Nugget non vuole arrivare tardi a scuola. Ok, assecondiamolo. Guarda un po' il cielo rosso. Oh, santo cielo, dottor Danner, perché il cielo è diventato rosso? È vero, loro due hanno le voci molto simili in questo caso, ma vabbè, dettagli.
Non sono stato io, ok? Ho un oggetto che permette di far diventare il cielo verde, ma è al sicuro all'interno del... Signora Applegate, non mi sento... Oh, no, scusate. Signora Zizze Cascanti, non mi sento molto bene. Ancora, la smetti di fributtare Spider-Man? Oh, guarda, nemmeno io, ma penso che sia l'astinenza che parla. No, no, voglio dire io... Ok! È scomparsa all'improvviso. Oh, l'ha visto qualcun altro? O forse sto completamente andando fuori di testa? Ok, state tutti calmi, sono sicura che tutto vada bene. Margaret! Che c'entra la cuoca, non rompete le balle. Oh sì, certo, sorella cara, come può aiutarti, Margaret? Uno dei nuovi studenti è, tipo, svanito. Avrei bisogno che tu la vada a trovare immediatamente. Ma certo, sorella... Ok. Nugget, smettila di schioccare le dita cortesemente. Oh oh, mi sa che siamo nei guai, in effetti. Oh, sante cele, Felix, pensi che stia accadendo anche a me? Oh, che fortuna! Mi risparmio la fatica di doverlo fare io stesso. Ciao, ciao, Teddy! Cosa, Felix? Io pensavo che... Ed è morto male anche lui, ovviamente. Ehi, nessuno tocchi la mia roba, ok? E lo dico sul serio, andrà tutto a... Però la sedia è rimasta lì, giustamente. Oh, mi dispiace, ragazzi. Non penso che sarò in grado di ripulire tutto. Ma no, anche Bob! Ma povero, è l'unico personaggio buono di tutto il gioco. Almeno riuscirò a vedere mio padre di nuovo. Non ne sarei pienamente sicuro, visto che tuo padre è molto probabilmente all'inferno, ma vabbè, dettagli. Oh, ma che sfortuna, non sarò in grado di osservare questo fenomeno. Avrebbe sicuramente potuto avere delle grandi proprietà di essere trasformato in un'arma. Niente armi, vado a fare le armi in paradiso. Mamma, sono spaventata, io non voglio... Vabbè, ma lei era anche per tre quarti robot, voglio dire. Oh no, non sta accadendo, che cosa possiamo fare? Ascoltami, nuovo controllore, questi corridoi potrebbero essere pericolosi. Controllare i corridoi è il nono lavoro più pericoloso. Gli è scomparso tipo davanti, per te è normale tutto questo? Ehi, fermati, dove stai andando? Non puoi semplicemente andartene il primo giorno di lavoro. Ah, e lui rimane lì, ma come? No, è scomparsa anche Lily. Ehi, Lily, hai fatto un ottimo lavoro a trovare questi punti in cui nasconderci. Da qui in poi dovremmo riuscire a condurre tranquillamente la nostra operazione. Lily? No, anche Agnes. Quindi il giovane signorino le ha collezionate tutte? Incredibile, semplicemente incredibile. Ah, e lei è contenta di essere tipo scomparsa? Molto post-apocalittici, anzi, proprio apocalittici sti finali di Kindergarten. Oh, sapevo che non mi avreste preso. Metà. Come, scusa, Nugget? Metà. Sì, sembra proprio tipo la metà. Oh, ma Nugget non vuole metà. Non vuole metà? No, Nugget vuole tutti loro. No, non si può fare, Nugget. Un po' schioccare le dita due volte non l'ha fatto neanche Thanos. Oh, Nugget! Signora, credo sia un po' tardi. Tutto questo sembra qualcosa che avresti causato direttamente tu. Che cosa hai fatto, eh? Perché sembri più strano del solito? Che cosa stai indossando? Voglio delle risposte. Ok, e improvvisamente è diventato tutto molto più violento. Oh oh, sembra proprio che abbia parlato troppo presto. Sì, direttamente, decisamente, signor riserviente. Onestamente sono contento che me ne andrò in maniera molto violenta. Trasformarsi in polvere è per il nerd oppure per le ragazze. Ok, almeno Bugs è morto, morendo nel modo in cui avrebbe preferito. Oh, avanti. Non sono stata trasformata in polvere e adesso devo essere colpita da un fu... Ma povera Carla, non aveva fatto del male a nessuno? Beh, più o meno, eh. Oh no, Teddy, torna indietro. Preferisco diventare polvere invece che una poltiglia insanguinata. Non è così che dovrei morire. Teddy, ti prego. Oh, ammetto, sì, hai fatto la finaccia. Aspetta un attimo, quindi quelli di prima erano quelli buoni e quelli col fulmine sono quelli cattivi? La sapeva, questi nuovi ragazzi ci avrebbero solo portato guai. Ciao, Ozzy. Saluta tua madre all'inferno. Signor Preside, c'è qualcosa che non va. Il nuovo tizio che controlla il corridoio è tipo scomparso. E, vabbè, cosa cavolo è successo qua fuori? Tutti, sono tutti morti. Vai a casa, Stevie. Ma allora chi controllerà i corridoi? Vai solamente a casa, Stevie. Ok, ci vediamo domani mattina. Ma come, Stevie non è stato colpito dal fulmine? Ma che strano. Ah, ok, ecco, ora ha tutto molto più senso. Oh, santo cielo, è finita. Addio. Ma che brava, proprio è riuscita a dire la sua frase finale. Ok, Nugget, complimenti, ci siamo macchiati di crimini indicibili. Oh, ora Nugget è soddisfatto. Ciccio, hai tipo ucciso chiunque? Ancora una volta, l'amico di Nugget si sbaglia. Nugget ha lasciato che Nugget e l'amico di Nugget fossero vivi. E che cosa vuoi dire, santo cielo? Oh, Nugget non è la prima volta che compie questo sacrificio. Vabbè, significa che lo rifare quindi un'altra volta? Forse. Come forse?
Oh, Nage ci dovrà pensare. Ok, sì, forse è meglio se ci rifletti la prossima volta. Non mi pare che lo di ammazzare tutta sta povera gente. Qui cosa farà l'amico di Nugget? Guarda, preferisco andarmene a casa, Nugget, è stata una giornata difficile. Ok, arrivederci, amico di Nugget. Sì, sì, arrivederci, Ciccio. È meglio andare a casa, guarda, non volevo neanche collezionarle tutte quelle carte. Sì, grazie per aver giocato a Kindergarten 2. E Nugget, poretto, c'ha una caverna da scavare, certe cose non cambiano. Beh, di sicuro adesso non lo interrompe nessuno. Ma la cosa più importante è che, signori, abbiamo finito tutta la saga. Non so se e quando ci sarà un Kindergarten 3, per adesso non mi pare abbiano detto nulla. Il che mi fa strano, perché, voglio dire, è un gioco che è sempre andato bene anche agli sviluppatori. I misteri della vita. Signori, quindi direi che per questa doppia serie è tutto. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti Nugget schiocca de novo le dita. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!